Si vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. A vederlo mentre si allena sul campo di Santa Giuliana non si direbbe mai che Lamberto Boranga abbia 77 anni. Fisico asciutto, modi di fare giovanili, l'ex portiere di Perugia, Fiorentina e Cesena ha un'energia impressionante per chi viaggia verso gli 80. Ma quali sono i suoi segreti? L'alimentazione e l'attività fisica. Io la mattina mi sveglio verso le 8:30, faccio colazione, che la colazione praticamente è il pasto principale della mia giornata. Io non pranzo, quindi farò un break con una barretta, con uno yogurt, con una frutta. La mattina mi alleno e finito comincio a lavorare alle 1 e io comincio a lavorare. Sì, perché oltre ad essere portiere, Boranga è anche uno stimato medico dello sport. Smessi i guantoni, indossa il camice e si dedica alle visite dei pazienti. E poi lavoro fino verso le 7:30, le 8 di sera. Poi torno a casa, se è possibile mi guardo una partita di calcio, se è possibile. Se non è possibile faccio un po' di addominali. Gli addominali sono indispensabili, ne farò 400-500 al giorno. Non ci vuole molto allenamento, sai. Gli allenamenti di Bongo, come è stato soprannominato dai suoi tifosi, non sono soltanto quelli da portiere. I guantoni si alternano alle scarpette d'atletica. Nella categoria Master ha vinto il titolo mondiale di salto in alto e ha stabilito record italiani ed europei. E l'atletismo è servito a Boranga per compiere due delle parate più iconiche della sua carriera. Una nel 2013, alla considerevole età di 71 anni. Il portiere era l'unico atleta degli 11 calciatori, il vero atleta, perché è reattivo, istintivo, e anche veloce, rapido. Col Siena veramente è strepitosa la parata, perché fu un tiro al volo da 7 metri. Io sono molto istintivo, molto reattivo muscolarmente. Ne ho fatta una con Asprilia a Parma nel centenario. Praticamente questa qui è stata una parata che poteva fare uno solo a 18-19 anni. Boranga! Ma che parata ha fatto Boranga, mostruoso! Una grande forza di volontà che dimostra tutt'oggi e che fu decisiva per conciliare carriera agonistica e studio. C'ho un fratello che studiava medicina, io mi sentivo un ragazzo, un portiere magari bravo, ma uno studente di terza classe. Io ho preso due lauree, ma dico veramente, non so neanche io come ho fatto. Ma Boranga non è solo questo, quando vestiva la maglia della Reggiana faceva anche parte di un comitato studentesco di sinistra. Io politicamente mi sono impegnato perché andavo a aiutare gli operai delle Reggiane. Ho dato una mano grossa a quella sinistra, che in quel momento era una sinistra rivoluzionaria, ma rivoluzionaria nel senso della parola, voleva cambiare le cose. Medico, biologo, atleta, attivista politico, ma il primo amore non si scorda mai. Mentre veleggia verso i 78, Boranga sta pensando di ritornare fra i pali. Il mio allenatore dice che posso giocare ancora. Lui mi ha detto un consiglio, devi giocare come minimo in promozione. Io sono molto più sereno e tranquillo, mi tengo sempre in condizione. Però credo che aprile-maggio qualche sorpresa la farò.